Pazienza. La vernice isolante non la trovo. E allora mi sono detto, perché? Perché cambiare se finora quello che ho fatto ha funzionato? Quindi, trielina, anzi, sostitutivo moderno della trielina. E polistirolo. Polistirolo e trielina. Il polistirolo si scioglie nella trielina, chiamiamola trielina per semplicità, e crea una vernice isolante che funziona, devo dire, molto bene. Ho provato di tutto per fare queste saldature sul telaio, ma anche col saldatore da 100 watt non c'è niente da fare. Così adesso è il momento di passare alle maniere forti. Ok, direi che sta andando. Sembra funzionare. Vediamo se riesco a fare una saldatura decente, senza rovinare niente, soprattutto. Wow, perfetto! Perfetto, quello che ci voleva. Va bene, questo lo puliamo dopo, facciamo le altre tre. E vaffanculo. Questo filo però va spostato. Ok. È veramente perfetto. L'ultima. E abbiamo finito. Giusto un ritocchino qua. No, non ci riusciamo. Ora, se riuscissi a chiudere questo gap, sarei felice. Potremmo effettivamente saldare qui. Vediamo. Vediamo se riesco. Che riesco. Fantastico. Quindi qui l'abbiamo saldato. E dargli un colpetto qua. Ma quasi quasi. Mentre ci siamo. Ma però mentre che. Visto che questa cosa funziona bene. Ok. Saldatore cannello a gas, vittoria su tutta la linea. Direi che ha funzionato e anche molto bene.
A questo punto proviamo la vernice isolante e vediamo un po'. Forse un po' troppo liquida. Beh, non sembra male. Bisognerà vedere se e quanto isola, perché comunque sembra fare quello che deve fare. Ecco, vediamo un po', ci metterà un po' ad asciugare. Ora non vorrei avere fretta, ma ho fretta. Quindi vediamo se riesco a farla asciugare con l'aria. Vediamo. Vernice asciugata in tempo record. Finitura lucida, devo dire che sono soddisfatto. È meglio dell'altra volta. Come vedete, la vernice è già asciutta, completamente asciutta, ed è perfetta, è uno strato lucido, ottimo. Speriamo di avere fatto la cosa giusta, perché io qua ho sempre avuto problemi di archi elettrici in trasmissione, perché sì. Quindi sì, forse in basso non è ancora del tutto asciutta, però adesso la metto davanti alla ventola e va bene così. Attenzione! Voi come la chiamate questa? Che ne dite di questo? Io lo chiamo un porco. Ho rimontato la radio e non riceveva niente, sorda. Quindi l'ho rismontata. Ho ricontrollato tutte le connessioni, l'ho rimontata ed era sorda. Quindi ho provato l'antenna, non si sia mai staccato qualche filo sul tetto. L'antenna funziona perfettamente e la radio è sorda. Allora mi sono detto, ok, seguiamo ogni cazzo di connettore, seguiamo il manuale di come si dice, insomma, il manuale quello di riparazione della radio, e mi sono accorto di una cosa. Vedete questi connettori? Guardate questo. Qui ho tirato una grande, fortissima bestemmia. Ho smontato alla fine anche questo, che è l'ultimo dei moduli che sta qua dentro, e ho scoperto questa cosa. Forse questo è il motivo per cui dovevo prendere la radio a pugni. Adesso io però ho deciso che al momento me ne fotto, vado a mangiare e dopo si vedrà. Ora sì che ci siamo. Saldatura rifatta. E la radio funziona. Wow.
Va bene. La provo un po', dopodiché la chiudo, gli do una pulita e direi che questa è fatta. Se finisse il video sarebbe una buona cosa. E non riesco a stoppare. Ora sì che anche l'attenuatore funziona subito. In questo pezzo di video vi esorto a fermare, a mettere in pausa e andare a mettere un like su questo video, perché nessuno fa mai like e io piango, piango. Se non mettete like, io piango. Comunque la banda dei 21 MHz non va ancora. Succede questo. È proprio pianissima, mentre quella accanto... E però quando commuto, per un attimo si sente. Senti? È come se qualche relè non venisse attivato.
Niente. C'è qualcosa nella commutazione, perché tutta questa parte... Qua ci siamo. Qui no. Ma da qua a qua non dovrebbe commutare, boh. Io non lo so se mi sto semplicemente facendo i mostri, però qua adesso... Cioè, è che c'è troppa differenza di rumore tra qua, tra questa banda e quella successiva. Cioè, sentite, qua c'è rumore, qua c'è un cazzo, però i segnali saltano fuori anche se sono deboli. Mentre qua... Qua sono belli forti. Qui invece no. Quindi non capisco. Non è una questione di attenuatore, perché se lo schiaccio non sento più niente. Che sia una questione di... Vediamo. Proviamo a MFJare. Non ci dormo la notte su questo difetto della commutazione sulla banda dei 21 MHz, che poi il problema si ripercuote anche sulle frequenze sotto. E allora ho smontato il filtro e sono qua. Vedete, pochissimo rumore, niente. Ho pulito la scheda con l'acetone e quindi mi son detto, adesso tocco i punti dove c'è il filtro dei 21 MHz, C21, C22, C23, C24 e C25. Ma non sento niente, neanche se alzo il volume. Però guarda caso, se tocco quello accanto, il filtro accanto, qua, ed ecco che sono commutato nella posizione sbagliata. Perché dovrebbe essere qui, e invece è qui. Sugli altri non ho niente. Sì, ho qualcosina anche qui, però dovrei averlo qui. Sempre sul problema della commutazione, io qua adesso ho lo schema dei filtri. 1,8 MHz, 3,5, 7, 14 MHz, 10 MHz, 21 MHz e 28 MHz. Cosa faccio? Prendo l'antenna e la faccio toccare direttamente sulla sezione di filtro che suppongo venga commutata come si deve da questa scheda. E vediamo un po' se tutto corrisponde. Quindi, 1,8 MHz dovrebbe essere qui, ed eccolo. Non so se si vede, ma si muove anche l'indicatore, vediamo se riesco a mostrarlo. Ecco. Mentre gli altri niente. Gli altri niente, perché è commutata questa banda. Ora vado sui 3. Da 2 a 4 MHz. Dovrebbe essere qui. Quindi qui non ho niente e qui ho il segnale perfetto. E sugli altri nulla. Ora vado avanti e eccomi dai 4 agli 8 MHz. Andiamo sui 5, to. E dovrebbe essere qui. E infatti eccolo. E qua niente. Ora andiamo avanti. Siamo
tra gli 8 e gli 11, mi metto sui 10, qui niente, niente, niente. Oh, non trovo nulla, come mai? Qual è la posizione? Ah certo, perché qua dovrebbe essere qui. Perché non c'è? Di questo è un problema. Otto, undici e mezzo. Qui, eccolo qua. Mi trovo qua, è giusto? Guardiamo lo schema. Sì. 10 metri, 10 megahertz, quindi da 8 a 11 e mezzo è il terzo gruppo qua, quindi è questo, ed è lui, e gli altri niente, gli altri niente. Andiamo avanti, se passiamo da 11 a 15. 11-15 sarebbe i 14 MHz. 14 MHz. 14 MHz sarebbe quello accanto. E ho poco, devo dire. Come mai? E invece sono qua. E invece sono sui 21, ecco il problema, i 21 sono incrociati. Ho il 14 MHz sul filtro del 21. E dovrebbe essere qui. E invece è qui. Mentre adesso se andiamo sui 15-22, quindi 18 sarebbe, no, i 21 MHz, no. 15-22 sarebbe, lo trovo qua, quindi sono incrociati tra di loro. Wow, trovato il problema, ci rimane da provare i 28 MHz, che dovrebbe essere qui, e infatti eccolo qua. Vittoria! Ho scambiato tra loro il filo grigio e il filo blu, cioè la banda 14 MHz, 21 MHz, ed ecco il meraviglioso risultato. Segnali ovunque. Ora sì che c'è. Praticamente se non vado in trasmissione lui suona, ma se metto in box, appena lui sente un suono, trasmette.
Vediamo se riesco a spiegarvi in parole povere cos'è questa maledetta modifica che ho fatto anni fa su questo ICOM. Praticamente si tratta del commutatore di banda. Perché? Perché la radio non funziona sulle varie bande con un semplice circuito. Ogni banda ha i suoi filtri perché sono calibrati per far funzionare bene quella banda di frequenza, quindi da 2 a 5 MHz, da 5,1 a 7, da 7, eccetera, eccetera, no? E quindi su questa radio abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gruppi, 7 filtri. Come vengono switchati? In originale venivano switchati con un commutatore rotativo, praticamente come se fosse una manopola rotante con degli switch, però pilotata da un relè. Il relè a sua volta veniva pilotato da impulsi che provengono dal microprocessore della radio che si connette qua o qua, adesso non mi ricordo. C'è una matrice a diodi, qua si vedono i diodi, qui arrivano dei bit, i diodi fanno il loro lavoro e dicono a questo: ok, conta 7 volte e vai dall'1 al 7, oppure conta altre 3 volte e quindi di nuovo ricomincia 1, 2, 3, perché è rotativo, quindi continua a girare sempre in un senso. Quindi a seconda di dove sei, se ti trovi qua e devi commutare su questa, lui deve fare 1, 2, 3, 4, 5, 6 scatti. In realtà la radio spesso ne fa di più, anche con la modifica, anche prima della modifica ne faceva di più, non ho capito mai perché, ma comunque. Questo implica il fatto che questo coso, questo cursore rotativo strisciante del cavolo, si rovina. Questo è lui completamente smontato. Vediamo se riesco a ingrandirlo e a farvelo vedere in modo decente. Quindi qua abbiamo il relè che commuta e fa girare questa rotella di plastica con dei gancetti, per cui commuta, commuta, commuta e la rotella gira, gira e gira e così via, solo in un senso, perché relè lo manda solo in un senso, e fa muovere questa serie di contatti qui, che come vedete sono belli consumati, si vede, e questa serie di contatti su quest'altra placca sono tutti assiali, sono montati con questi distanziatori, e questa terza serie di contatti su quest'altra placca. E qui si vede chiaramente la parte dove questi contatti strisciano e si nota il fatto che questi pad che strisciano sui contatti si consumano in modo orribile e spesso le frequenze non commutavano. Da qui la necessità di fare la modifica a relè. Per la modifica relè io ho preso degli schemi di F5IKI, Foxtrot 5 India Kilo India, è un radioamatore che aveva pubblicato questo schema di modifica. Se riesco a trovarlo, eccolo qua, questo è lo schema originale. Quindi lui ha un circuitino fatto da un pugno di porte logiche e un integrato che gli fanno fare la commutazione da binario in decimale, diciamo così, perché così io posso avere le uscite 1, 2, 3, 4, 5, 6, entro in binario ed esco, diciamo, in modo lineare, diretto sulla banda che mi interessa. E poi lui pilota con questi transistor, questi diodi, e va a collegare, questi sono i relè, va a collegarsi laddove io mi trovo le varie bande. Allora questa la apro qui. Vabbè, insomma, succo del discorso, io ho fatto una modifica a questo lavoro. Ecco, ho trovato quest'altra modifica che non so di chi sia sinceramente, perché non è firmata. Fatto sta che io ho preso questa parte, l'ho inclusa nel circuito di F5 India Kilo India e sono venuto fuori con la mia modifica, che è questa, e che mischia le cose di uno e l'altro. E quindi c'è il discorso, adesso qua si vede un po' troppo grande, vediamo se riesco a diminuire, se non si piantasse
Chrome, maledetto. Va bene, questo è il clock che gli arriva. Ma vaffanculo. Questo è il clock che gli arriva, che gli dice commuta, 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 commuta. È un clock generato non mi ricordo da cosa. Dalla CPU, suppongo. Che entra qui. Ah, ecco, TC4017 è un contatore. Perfetto. Quindi lui conta. Questo da 12 a 5 volt. Lui conta gli impulsi che gli vengono da qua, J17, quindi penso proprio dalla CPU. Questa roba non so cosa sia, e questa non me lo ricordo. Però insomma la modifica è qua, ci sono i transistor qui, ci sono i diodi, è un po' più semplice. E sostanzialmente, no, non è questa, ma sostanzialmente è quello che ho fatto sul mio apparato radio. Sono andato a togliere di mezzo quello che era il commutatore rotativo. Ora qua non sto cambiando più un cazzo di quello che sto cliccando, perché volevo farvi vedere le foto della modifica quando le feci. No, questo è rotary switch. Vedete che non capisco un cazzo. Io che ci posso fare? Non capisco un cazzo. Image of the mode. Ok, qua è quando ho smontato tutto, ho tolto tutto il, la parte del rotary switch era qui, con i diodi, filtro, le cagate che c'erano collegate prima. E da qui sono andato avanti, questa è la modifica originale che avevo montato con i diodi. Questa è l'originale, non ha mai funzionato, non ho mai capito perché. Quindi io ho montato la modifica di F5 India Kilo India, però non mi ha mai funzionato. Queste sono le schede relè per commutare le bande. Se cliccasse, maledetto. Ok. Poi ho cominciato a fare dei test con il 4017 e l'ho collegato volante. Ho castrato questi due inutili e ho collegato volante questo qua. Qui ho cambiato diodi, ho messo quelli più piccini perché quelli enormi davano problemi, e a quanto pare ha funzionato. Volante così, orrenda, orripilante, ma ha funzionato. Poi il lavoro finale, insomma, ho sistemato un pochetto meglio, e qui ho fatto l'errore di invertire due fili nelle bande. Qua non si vede perché i fili sono diversi, probabilmente l'ho fatto durante, ma non lo so quando l'ho fatto questo errore. Il lavoro finale, la scheda relè con dei ponticelli fatti, non mi ricordo per quale motivo. E insomma, questa è la situazione. A questo punto direi che questo video può finire qui, con queste belle foto close up di un lavoro di merda, fatto di merda, che finalmente dopo 10 anni ho rifatto e ho capito anche perché due bande, una mi funzionava male, l'altra non funzionava per niente, perché avevo incrociato i fili di due filtri, 14 e 21, se non ricordo male. Queste sono altre foto della modifica. Mi dispiace molto per la lingua, questa orrenda lingua che si vede qui, però che ci possiamo fare, sono fatti così. Qui non so che foto è, non capisco. Sempre filtri. Qui ho fatto un buchino per fare passare il cavo di uscita del filtro, il quale adesso passa molto bene. È tutto qua. E questo è quanto. Spero che sia chiaro. E è così. Se volete ulteriori dettagli su questa modifica, per favore non chiedetemeli, perché non mi ricordo, come potete ben capire, più niente. Qua c'è la descrizione del funzionamento, ecco. I pulsi contatore da J1 pedino 7 sono filtrati con una NAND, una porta NAND, vanno direttamente nel 4017 che inizia a contare. L'uscita del 4017 attraverso il transistor 200.222 pilotano il relè e vanno anche attraverso la matrice diodi a formare il codice L1, L2, L4, L8 che serve alla CPU per funzionare, per far funzionare le cose. 4017 funziona con i 7,5 volt perché è un CMOS, quindi non c'è bisogno di convertire il livello.
Insomma, qua c'è tutto spiegato. C'è anche spiegato dove ho preso vari pezzi, varie documentazioni. Ecco, qua sono le fonti degli altri schemi che ho messo insieme. Vabbè, ciao. Ciao. Ah!